Un anno fa ho visto questo TikTok. L'estate del 2019 l'ho trascorsa negli Stati Uniti, ad Ocean City, nel Maryland, una sorta di Rimini americana situata sull'oceano della costa est. E sapete cosa ho detto? Andiamo. Ho dovuto trovare un lavoro, firmare un sacco di scartoffie e dopo un mese, ecco che è arrivato il visto. 3 mesi negli Stati Uniti per riportare l'onore dell'Italia agli antichi splendori. Un tempo venivamo rispettati, temuti. Adesso cosa sanno dell'Italia? Mettono l'ananas sopra la pizza, chiamano tutto panini, cappuccini. Bastardi. Rispetteranno di nuovo l'Italia, ci temeranno come gli antichi splendori. Porterò in alto l'onore dell'Italia. Ti vedremo se è vero, se esiste ancora l'American Dream. American Dream. Vedremo come funziona l'America, la cultura, le differenze. 3 mesi da vivere in America. Venite con me. Chi non ha mai sognato di andare negli Stati Uniti? Una terra lontana, piena di opportunità, dove le persone si fanno dal niente. Tua moglie ha probabilmente questo aspetto. The American Dream. Ma esiste ancora? Impacchettiamo tutto e andiamo. Ho dovuto svuotare tutta la mia stanza a Bologna, dopo 3 anni di vita, tutto in degli scatoloni. Vediamo. Ehi, stanza. Andre, ho una cosa per te. Non so voi, ma io ho adottato un leone. Devono essere tolti. Ecco a cosa servono queste cose. Quindi... Perfetto. Toglieranno quel cazzo di ananas dalla loro pizza di merda. Lo toglieranno, cazzo. Andiamo. Dopo 2 ore di attesa arriva la bella notizia. Ci hanno cancellato il volo. Ci hanno messo ora qua. Fu un polmino. Ci hanno diviso per gruppi. E ora ci portano in un hotel. Però, come dicono gli americani, non tutto il male viene per nuocere. Infatti, siamo in hotel. Questa qua è la stanza dell'hotel che mi hanno dato. La compagnia ci ha dato pranzo, cena, colazione e una notte in un hotel a 4 stelle. Mi hanno dato un voucher per lo shuttle di domani e un buono pranzo e un buono cena che ora vado a mangiare. Mentre siamo qua a aspettare il volo di domani, facciamoci un bel giro in piscina. Praticamente da quello che... Da quello che ho capito, avere un volo riservato, con una compagnia americana non vuol dire niente, perché loro vendono più biglietti dei posti che hanno disponibili. Quindi ti presenti là, imbarchi il bagaglio, arrivi al gate, arrivi al bancone e poi non ti fanno salire. E questa è una cosa che molto probabilmente succederà domani, perché sui posti che hanno ne hanno venduti quasi il doppio. Tutti quelli di oggi siamo sull'aereo di domani, ma l'aereo è già pieno, quindi facciamoci un tuffo. Wow, non male per essere una compensation. C'è anche un campo da paddle.
in hotel. Grazie. Tac, tovaglia e si va. The next day. Due giorni dopo. Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati ai controlli. Chi vuole essere intervistato? Siamo qua con Alessandro Perrino. E Antonio Esposito. Antonio? No, aspetta, cancella questo video. Antonio Salemme, lui li muove. Ma dov'è che siamo ora? Puoi mettere pausa un attimo. Vabbè. No. Non posso parlare nella telecamera. Metti in pausa. Dove siamo qua, ragazzi? Parlatemi di questo posto. Posso un attimo? Allora, signori. Allora, se proprio vogliamo iniziare, diciamo che noi siamo atterrati da pochissimo a Washington DC e siamo diretti ufficialmente in Maryland. Dove però? Dove? Il posto non è un posto qualsiasi, una località marittima e si chiama Ocean City, dove ciascuno di noi, slavi, andaxi, rumeni, capre e gioie, faremo un lavoretto. Tipo, il lavoro del nostro influencer ufficiale sarà il front desk clerk, che voi ovviamente da ignoranti non sapete cosa sia, nemmeno io perché sono ignorante, ma ce lo sa dire Antonio. Antonio, che cos'è? Allora, praticamente lui guarda le persone che arrivano, gli chiede da dove vengono e poi niente, gli dà le indicazioni per andare nei cessi pubblici. Diciamo che lui è uno smistacamere ufficialmente. Esatto, bravissimo, bravissimo. Ma adesso passiamo alle cose più serie. Intervistiamo delle ragazze slave. Che faranno? Botta, amico. Che sta succedendo? Oh, wow. Tu sei something to the Italian world. Nel prossimo episodio. When you're talking to blacks, okay? La bandiera americana sul tetto. Sono nella macchina di uno sconosciuto che ho appena incontrato perché sto scroccando un passaggio.